quadro, per esempio, mi colpisce molto l'intensità espressiva. Si vede piccola Maria Gallavresi che si appoggia alla madre, dando appunto un senso di affidamento, sensazione che deve dare l'ospedale stesso quando è un paziente, quando entra, fidarsi dell'ospedale. Spesso i pazienti mi chiedono: ma qual è l'opera, chi è l'autore? E quindi noi diventiamo anche un po' guide turistiche, perché ci chiedono informazioni. Sono andata addirittura anch'io a studiarmi, a guardarmi le date, la produzione dell'opera, per poter rispondere in modo un po' più completo. Qualche paziente chiede perché sia stato messo, soprattutto all'ingresso, l'immagine di un quadro. E semplicemente stiamo spiegando loro che, essendo un progetto tra Humanitas e Accademia Carrara, stiamo cercando di creare qualcosa di bello per loro. Sorrido di più quando vengo in ospedale e guardo le pareti. Entrare da una porta e trovarsi davanti un pezzo di arte pittorica, secondo me, a me ha suscitato solo gioia. La delicatezza, per esempio, di un volto o di un paesaggio che contestualizzati nell'ottica di un ospedale, quindi di un posto di cura, lavoro e purtroppo spesso sofferenza, aiutano a riflettere su quello che invece c'è di bello nella vita e che l'arte spesso ci aiuta a visualizzare, a ricordare. Fare la visita, fare quella determinata prestazione, magari all'intervento chirurgico, il ricovero, quei pochi minuti che si fermano, guardano, alleggerisce il pensiero, perché non ti aspetti una mostra, una rappresentazione in un ospedale. Le opere che sono state scelte per Humanitas sono opere che per noi sono note, molto conosciute in realtà, però improvvisamente compaiono macroscopiche, ingrandite. Sembra veramente di cogliere di più quel lavoro paziente, che è il lavoro del pittore, che tocco dopo tocco finisce col creare un'immagine. L'immagine si racconta in maniera più intima con questi ingrandimenti. Prendere e innestare nella vita, nei percorsi di un ospedale, scene d'arte, pezzi di opere d'arte, a mio modo di vedere potrebbe far riflettere noi su quanta passione mettiamo nel fare, quanto dedizione, passione, attenzione al particolare, perché ogni opera d'arte è esattamente questo. Allora, se noi riflettiamo come operatori di un ospedale sulla passione, la dedizione e l'intenzione finale che vogliamo mettere nel nostro agire, beh, credo facciamo un grande salto in avanti. La bellezza in un ospedale è anche questo.